I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di AM, 24enne catanese, per il reato di estorsione aggravata. I fatti si sarebbero verificati lo scorso gennaio presso un distributore automatico di benzina situato all'angolo tra Viale della Libertà e via Pietro Mascagni a Catania. L'indagato, la sera del 2 gennaio, avrebbe minacciato un minorenne, costringendolo a pagare il pieno di benzina alla sua auto per quasi 100 euro. L'indagato, giunto intorno alle 21, presso la stazione di servizio a bordo di una Fiat 500X, in compagnia della moglie e del figlio, si sarebbe avvicinato al minore che, nel frattempo, stava facendo rifornimento al suo ciclomotore, chiedendogli del denaro per la benzina. Sopraffatto sia dalla corporatura dell'uomo, il giovane si sarebbe visto costretto a inserire la carta nella colonnina per il pagamento self-service e alla fine pagare al malfattore un intero pieno di benzina per quasi 100 euro. Da raffronto tra le dichiarazioni e la puntuale descrizione fornite dalla vittima con i fotogrammi acquisiti dai video, i carabinieri hanno rilevato gli elementi che hanno consentito al GIP di emettere il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Regione Siciliana, salute. Dal governo Schifani via libera a finanziamento di 100 milioni di euro per l'ospedale di Siracusa, per consentire la realizzazione del nuovo ospedale. Finanziamento aggiuntivo sui fondi residui ex articolo 20 della legge 67-88 che si aggiunge ai 200 milioni già stanziati in precedenza. La delibera di oggi segue l'annuncio che il Presidente della Regione aveva fatto nei giorni scorsi in prefettura a Siracusa. Stiamo mantenendo l'impegno con la comunità retusea, evidenzia Schifani, nonostante la lievitazione del 70% dei costi rispetto a quanto originariamente previsto, prosegue il governatore siciliano. La regione non ha accantonato il progetto perché vuole dotare il siracusano di un'infrastruttura sanitaria necessaria a garantire servizi adeguati a tutto il territorio, soprattutto in un'area ad alta densità industriale. Città di Randazzo, la commissione straordinaria ha manifestato l'interesse per l'acquisizione al patrimonio comunale di alcuni immobili e terreni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ricadenti nelle contrade Donna Bianca e Pendinello, condividendo in una proposta progettuale di una rete sociale composta da associazioni, istituzioni religiose e scolastiche operanti nel territorio. L'iniziativa, finalizzata al contrasto del disagio giovanile, prevede la realizzazione di un centro di aggregazione indirizzato a minori e giovani e alle loro famiglie, per prevenire e combattere le dipendenze patologiche da gioco d'azzardo, sostanze alcoliche e stupefacenti, perseguendo al contempo l'obiettivo generale di rafforzare e accrescere la cultura della legalità con il coinvolgimento di tutta la società civile. La Commissione straordinaria ritiene essenziale informare la cittadinanza sui progetti e le proposte relative ai beni confiscati insistenti sul territorio comunale, al fine di garantire efficienza e visibilità al processo di valorizzazione dei cespiti e produrre benefici tangibili alla collettività. Santa Maria di Licodia, bar frequentato da soggetti con precedenti penali e giudiziari anche per mafia, chiuso per 7 giorni. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno notificato oggi un provvedimento di sospensione di 7 giorni per la gestione di un bar ubicato nella centralissima via Vittorio Emanuele, poiché è frequentato da pregiudicati, come più volte accertato dagli stessi militari del posto. I militari si erano accorti di chi si ritrovasse nell'esercizio commerciale, circostanza peraltro segnalata anche dagli abitanti della via Vittorio Emanuele. Hanno così predisposto, nel corso dell'ultimo anno, molteplici verifiche al locale, soprattutto in arco serale, riscontrando appunto la presenza dei pregiudicati. È stato evidenziato come durante numerose attività di controllo poste in essere dai carabinieri siano stati trovati e identificati all'interno del bar e nelle sue immediate vicinanze soggetti con a carico pregresse vicende giudiziarie relative anche a gravi reati come associazioni per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacente, spaccio e porto abusivo d'armi. In Ucraina si intensificano gli scontri sul fronte orientale. L'esercito di Kiev ha respinto l'avanzata sul villaggio di Orlivka, a ovest di Avdivka, ma la situazione rimane difficile, ha dichiarato giovedì Oleksandr Sirsky, il comandante in capo dell'esercito ucraino. Sirsky ha anche annunciato che l'esercito ha abbattuto 3 bombardieri russi.
Secondo la polizia della regione di Donetsk, missili russi hanno colpito diversi edifici a Pokrovsk senza lasciare vittime. Sono stati colpiti il Politecnico di Donetsk, una struttura scolastica e sono stati danneggiati almeno 14 edifici residenziali, un centro culturale, un ufficio postale e una centrale termica. L'esercito ucraino ha problemi di reclutamento e mentre il presidente francese Macron ha aperto all'eventualità di inviare truppe dei partner occidentali in Ucraina, il premier bulgaro ha dichiarato nel corso di un'audizione in Parlamento su richiesta del Partito Socialista che finché sarà in carica la decisione di inviare soldati bulgari non sarà mai discussa o presa. Nel frattempo, in un contesto di sempre maggiore criticità, Kiev ha inviato 7.600 tonnellate di farina di grano al programma alimentare mondiale in Sudan per la distribuzione di cibo d'emergenza. L'iniziativa rientra nel progetto Grano dall'Ucraina lanciato dal presidente Zelensky e reso possibile dal Ministero degli Esteri tedesco, che ha coperto tutti i costi operativi. L'Unione Europea ha condannato ufficialmente l'oppressione politica in Russia. Il Parlamento Europeo, con una maggioranza schiacciante, ha adottato una risoluzione contro l'oppressione politica di Mosca, condannando la morte di Alexei Navalny. Nel documento si legge che lo Stato russo e Vladimir Putin in prima persona sono responsabili penalmente e politicamente della morte del principale oppositore di Putin. L'istituzione europea chiede un'inchiesta internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze che hanno portato alla morte di Navalny in una prigione russa nell'Artico il 16 febbraio. I deputati hanno riconosciuto la necessità di agire in sostegno dei prigionieri politici e della società civile russa. I deputati concordano anche sulla necessità di un sostegno incondizionato all'Ucraina. La votazione è avvenuta un giorno dopo che la vedova di Navalny ha chiesto all'Europa di prendere posizione contro Putin. Abbiamo armi nucleari e possiamo colpire l'Occidente. È il principale di diversi messaggi che Vladimir Putin ha mandato alla Russia e al mondo giovedì. Il presidente russo ha parlato a parlamentari, membri del governo e alti dignitari riuniti a Mosca. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Non ritireremo le truppe dall'Ucraina fino alla vittoria, ha proseguito Putin, che poi ha ammonito i leader europei. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Il riferimento è alle invasioni fallite da Napoleone e da Hitler e a conflitti nucleari. Il presidente russo ha precisato, tuttavia, è insensato sostenere che la Russia voglia attaccare l'Europa. Dopo il Colorado e il Maine, Donald Trump è stato dichiarato ineleggibile anche alle primarie repubblicane dell'Illinois a causa del suo coinvolgimento nell'assalto al Congresso nel gennaio del 2021. L'ex presidente degli Stati Uniti ha già annunciato che ricorrerà in appello. Intanto mercoledì Trump si è portato a casa una piccola vittoria giudiziaria. La Corte Suprema infatti ha dichiarato che prenderà in considerazione la sua richiesta di far valere l'immunità giudiziaria nel caso federale in cui è accusato di aver complottato per rovesciare il risultato delle elezioni del 2020. Oggi, venerdì 1 marzo, si svolgeranno i funerali dell'oppositore russo Alexei Navalny. La funzione si svolgerà alle 14 in una chiesa del quartiere a sud-est di Mosca dove Navalny viveva, mentre la sepoltura avverrà alle 16 in un cimitero poco lontano. La polizia ha blindato il quartiere, sulle porte della chiesa sono stati affissi i divieti di fare foto e video e si dice che una telecamera a circuito chiuso sia stata installata proprio sopra l'altare. Molti vorrebbero partecipare, ma hanno paura. Я знаю, что я должен прийти, а завтра я боюсь. А сегодня пришел.
I preparativi del funerale sono stati complicati dal rifiuto di strutture e imprese di fornire i loro servizi per timore di ritorsioni da parte del Cremlino. Il team di Navalny denuncia che ancora non è stato trovato un carro funebre per spostare il corpo dall'obitorio alla chiesa. Tutte le pompe funebri sostengono di essere minacciate al telefono di non farlo. Per lo stesso motivo è impossibile affittare una sala per una serata commemorativa. Il 29 febbraio si è aperto in Corte d'Assise a Parigi il processo per l'attacco del dicembre 2018 al mercatino di Natale di Strasburgo, quando un uomo ha aperto il fuoco sulla folla uccidendo 5 persone e ferendone 11. 4 persone sono accusate di terrorismo, associazione a delinquere e di aver fornito armi all'attentatore, uccisa 48 ore dall'attacco dalla polizia. Un quinto uomo, che si dice abbia 80 anni, potrebbe essere processato più tardi dopo un esame medico. Il processo dovrebbe durare poco più di un mese. A 100 giorni dalle elezioni europee, Euronews ha raccolto alcune testimonianze a Bruxelles. L'obiettivo è quello di verificare se i cittadini sanno quando sono chiamati alle urne per eleggere i deputati europei che li rappresenteranno per i prossimi 5 anni. Do you know when the European elections are? I don't know. No, but you too. This year. Okay, but I don't know the month. So in October, no? November, un truc comme ça? In June. June? Yes, in June. This year, month of June. Mais en tout cas, j'ai l'intention d'aller voter, oui, ça c'est sûr. Queste elezioni si svolgono in un momento di grande tensione, poiché l'Unione si trova ad affrontare numerose e diverse crisi. I cittadini elencano diverse priorità per il prossimo Parlamento europeo. Well, I guess ecology, that's very important. Il cambio climatico, che si riunirono però non arreglaron nada. Maybe talk about Palestine and what's going on over there. They need to discuss Palestine. Qu'on vive de nouveau en paix. Less liberal, more social. Les pays ont envie de se refermer sur eux-mêmes. Cette montée du nationalisme fait peur. I do hope that the extremes won't be there. Do you plan on voting this year? I probably will, yes. Ah, je m'intéresse pas du tout à ça. Je suis désolée. Spazi un tempo occupati da scrivanie, computer e stampanti, ormai vuoti e sfitti, avranno diritto a una seconda vita e diventeranno delle vere e proprie case. Questa officina, di 172 metri quadrati, è una di tante officine che si stanno quedando vacie. Il progetto di riqualificazione urbana partirà a Madrid, dove solo nel centro ci sono più di 180 edifici per uffici sfitti a causa della pandemia e del lavoro telematico sempre più diffuso. L'officina tiene luminosità, tiene ventilación. Il progetto che habría che fare sarebbe minimo per adattarlo a vivienda e il spazio è più che sufficiente incluso per sacar varie unità. La expansión del teletrabajo está dejando infrautilizadas cientos de oficinas como esta en la capital de España. Madrid pretende ahora transformarlas en hasta 20.000 pisos en una ciudad donde se necesita desesperadamente aumentar el parque de vivienda. In media, gli spagnoli si recano in ufficio meno di 3 giorni alla settimana. Le sedi di lavoro stanno infatti cambiando, con meno postazioni fisse e più co-working. Stanno buscando spazi più collaborativi. Para adaptar y atraer de nuevo a los empleados a la oficina. Y pues los edificios más obsoletos que no se están adaptando a estas nuevas tendencias pues serán objeto de una transformación. Pues podría ser la solución a esa falta de stock del parque residencial, siempre y cuando la normativa urbanística y arquitectónica lo permita. Il governo regionale di Madrid punta a facilitare il cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenziale per un periodo iniziale di 2 anni. Nonostante la domanda di alloggi nel centro cittadino sia ingente, la maggior parte degli uffici sfitti si concentra nelle periferie.